mi dà l'occasione per fare una riflessione di carattere generale. Io ho sentito sia il discorso di insediamento di Draghi e anche quello che ha fatto ieri, nella conferenza organizzata dalla Carfagna sul Mezzogiorno. Francamente sono rimasto un po' perplesso sui temi che riguardano il Sud. Il Sud è rimasto sostanzialmente un... Mi sentite? Sì, sì, prego, continui. Il Sud è rimasto sostanzialmente sullo sfondo, perché nel discorso iniziale ha detto che bisogna rimuovere le cause, la malavita organizzata, gli impedimenti, eccetera, eccetera. Questo è stato lo spazio. Nel discorso che ha fatto sul Mezzogiorno ha parlato dei livelli di spesa, ha detto che noi siamo indietro rispetto al resto del paese per la capacità di spesa dei fondi europei. Il dato sulla capacità di spesa è un dato nazionale. Il problema è il potenziamento della pubblica amministrazione, la semplificazione amministrativa, la riforma del codice degli appalti, la riforma della giustizia, tutti i temi nazionali. Il punto vero è che il nostro Mezzogiorno riceve per fondi europei una quota che diciamo è maggiore di quella del Mezzogiorno del nord del paese, però pareggia a malapena il flusso dei fondi ordinari per investimenti che vanno per il 66% al nord. Cioè noi abbiamo sostanzialmente, questi sono i conti dell'ufficio parlamentare di bilancio, una penalizzazione costante del sud che non consente di recuperare il gap infrastrutturale con il resto del paese. Quindi se adesso che ci sono le occasioni dei fondi europei e l'occasione del recovery fund non approfittiamo di questa occasione per recuperare questo gap, quando lo potremmo fare? Questa è l'ultima occasione di questo paese. Credo che su questo io sono un po' preoccupato, perché è un governo, diciamo, come dire, a me Draghi piace tantissimo, perché è uno che ha consapevolezza e autorevolezza internazionale, ma non mi è piaciuto sulla centralità del Mezzogiorno, che non c'è nei suoi ragionamenti. Non mi è piaciuto la composizione del governo, che è un governo che nei punti nevralgici non ha insediamenti personaggi meridionali. Questo è un punto nodale importante. Un punto nodale importante, perché sì, prego. Le faccio un esempio ulteriore. Noi abbiamo stimato soltanto per le opere del dissesto idrogeologico e le opere ambientali la necessità di interventi per 10 miliardi di euro. Sa quanti fondi arriveranno dal Recovery Fund per questa materia? 200 milioni. E sa perché? Perché la ripartizione dei fondi, viene effettuata in ragione del criterio semplicemente demografico. Quando poi noi abbiamo avuto 200 miliardi di euro dall'Unione Europea, perché si è guardato al criterio del demografico, al criterio della disoccupazione e al criterio della crescita del prodotto interno lordo. E siccome l'erogazione dei fondi è inversamente proporzionale al livello di crescita, abbiamo avuto più soldi per il Mezzogiorno, però al Mezzogiorno verranno dati, se vale questo criterio, il 33%. È per questo che il nostro Presidente ha fatto una battaglia di stampo meridionale su questo punto, cercando, esatto, di coinvolgere. Questo, cioè, sì, questo è un tema che dà, esatto, questo noi è un tema. Non possiamo perdere questa occasione. Altra cosa che dobbiamo dire è che la nostra pubblica amministrazione in questi anni ha visto una fuoriuscita senza, con blocco del turnover di migliaia e migliaia di persone. Siamo quelli che nel paese hanno un rapporto più svantaggiato tra numeri, tra personale della pubblica amministrazione e popolazione, che è un rapporto che già avete penalizzato il paese. Quindi se, esatto, noi rafforziamo la pubblica amministrazione, chiarissimo, bisogna rafforzare anche questo aspetto per riformiamo il codice, esatto, e quindi da qui tutto il sistema lavoro e tutto il sistema di lavoro che ne consegue. Intanto sul sud non si può riferire soltanto a questo. È grave, perché la deve essere un discorso più ampliato. Intanto volevo lasciare parlare anche il presidente della Camera di Commercio, presidente Fiola. Naturalmente l'importanza che riveste la medesima Camera di Commercio, stiamo parlando appunto all'interno del partito di quella che è la crisi economica, ma soprattutto l'importanza di supportare le aziende, le piccole e medie imprese in questo periodo di grave emergenza pandemica. Quindi io le chiedo in primis, prima di avvicinarci sulle altre tematiche, così come hanno fatto gli altri illustri ospiti,
in che modo oggi la Camera di Commercio ha cercato di supportare le aziende in questi mesi, ma soprattutto come sta lavorando per supportarle ancora fino a questa fine di emergenza, di cui l'incognita più grande è quella di non sapere quando realmente ne usciremo. Siamo pronti? Allora, noi l'anno scorso, è noto a tutti, abbiamo stanziato 50 milioni di euro e fatto bandi per 35 milioni. Bandi dei più svariati, partendo dal sostegno agli interessi sul credito, alla innovazione tecnologica. E qua noi abbiamo pensato che non solo le aziende andavano supportate in questo periodo di crisi, ma accompagnate anche a un momento di sviluppo futuro con l'adeguamento tecnologico. Oggi, e noi abbiamo fatto bandi per 35 milioni, ci sono stati altri tipi di bandi. Adesso abbiamo fatto uno stanziamento di 43 milioni di euro, di cui stanno partendo i primi bandi. Abbiamo inserito anche un bando che dà, partendo da marzo scorso, quando è iniziato la questione pandemica, sui fitti, sul 40% dei fitti che rimangono, perché lo Stato già aveva, come dire, era intervenuto con il 60% del fitto. Noi interveniamo su quell'altro 40% dandone un'altra, diciamo, percentuale, ma anche sulle utenze che sono state un peso per le aziende che sono state aperte, ma purtroppo, ahimè, senza clienti. Quindi 43 milioni di euro per una Camera di Commercio, è l'unica in Italia ad aver impegnato risorse così ingenti, ma è la prima volta nella storia della Camera di Commercio di Napoli. Prima non mi risulta che ci sia stata una sola delibera, un solo bando a favore delle imprese. Questo è un altro argomento, un tassello dolente purtroppo per quanto riguarda le imprese, e vorrei, ecco, anche fare intervenire Moretta, perché c'è un messaggio per lei. Paolo Brunetti, ecco, ancora una volta su quella che è la crisi economica che purtroppo si sta profondamente vivendo, scrive: le ultime chiusure hanno distrutto anche le ultime difese delle imprese, il mezzogiorno è in ginocchio, senza una spinta sostanziale a piano vaccinare la micro, piccola e media impresa italiana non ritornerà mai in vita. Bisognerà veramente aspettare questo, Presidente Moretta? Assolutamente sì, ed è necessario che il piano vaccinale dia la garanzia di poter riaprire e far ripartire, perché la ricchezza del nostro paese, della nostra regione, sono sicuramente le imprese. Quindi se non ripartono le imprese non riparte l'economia, se non riparte l'economia non ripartono le famiglie, i lavoratori e tutto quello che ne consegue. Quindi è sicuramente importante. E dicevo in premessa che il Ministro dell'Economia ha lanciato questo appello dicendo che se riusciamo con le vaccinazioni a coprire l'immunità di tanti nostri concittadini, riusciamo sicuramente a raggiungere questo obiettivo. Ripeto, è una questione di tempo. Ogni giorno che passa è un giorno perso per le nostre imprese. E quindi dobbiamo sperare di riaprire quanto prima possibile per fare in modo che le imprese riaprano ed inizino a produrre. Questo è l'input necessario. Presidente Brancaccio, a questo punto, ecco, vorrei collegarmi con lei e al settore. Amici, chiedo scusa, scusate, sì. Io mi allontano per impegni già assunti, vi ringrazio. Grazie Presidente Fiola dell'intervento. Intanto vorrei invitare ad entrare quindi nel nostro parterre Giuseppe Bussetti, Presidente dell'Associazione Direttori d'Albergo. Salve Presidente, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Grazie, volevo chiederle dunque, collegandomi anche alla domanda del nostro telespettatore, restituire linfa vitale alla nostra economia a partire dalle vaccinazioni che diventano, diciamo, prima imprescindibili, però può avvenire una ripresa economica attraverso il supporto di quelle misure attenzionate negli ultimi mesi come il super bonus, no? Finalizzato per l'appunto alla spinta dell'edilizia. Quindi le chiedo da questo punto di vista come sta andando la situazione, perché so che è facile comunque non ottenerlo, però molti si stanno mobilitando, e le chiedo se questo momento può essere di valido supporto per la ripresa economica italiana. Sì, potrebbe,
Potrebbe in alcuni territori, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, è partito alla grande. Qui va molto a rilento. Tra l'altro la Camera di Commercio ci ha cofinanziato una piattaforma informativa e non solo sul Superbonus che verrà presentata il 30 marzo. Perché dico questo? Perché purtroppo ancora una volta scontiamo alcuni ritardi nei nostri territori che sono dovuti alla mancanza, per esempio, di archivi, a una pubblica amministrazione. Le faccio un esempio: per il superbonus è necessario accertare la legittimità dell'immobile su cui si interviene. Il comune di Napoli ha un archivio inagibile dal 2012. Le dico questo non per buttare, diciamo, la croce sul comune di Napoli, per fare un esempio, che si comprende facilmente, ma il superbonus serve dal lavoro a piccole e medie imprese, a tanti lavoratori, mette in sicurezza il nostro patrimonio, che è un patrimonio vecchio, vecchio e pericoloso anche per i cittadini. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito anche a dei tragici eventi. Quindi su questo, per esempio, dovremmo tutti insieme fare delle task force per accelerare la possibilità di sviluppare, diciamo, i superbonus in maniera ovviamente lecita, legittima e sana. Questo darebbe, ecco, come devo dire, potrebbe essere quel ponte che ci porta nel giro poi di 2 anni a una reale ripresa, perché il recovery fund non avrà una ricaduta immediata, non è che arrivano i soldi e il giorno dopo si avverte la ripresa, ci sarà un tempo e in questo tempo alcune categorie come la nostra, che tra l'altro sono trainanti, diciamo, ogni euro investito ne genera 3,5, devono darsi molto da fare per sostenere il sistema paese e cercare di arrivare invece a quando ci saranno gli effetti reali sull'economia del recovery fund, che spero sia speso nel migliore dei modi. Esatto, questo è un tassello molto importante. Piccarone, vorrei collegarmi con lei, se riesce a sentirmi, Francesco Piccarone. C'è proprio una domanda, l'importanza di cogliere e di sfruttare al meglio il piano Next Generation EU, di modo che si possa consentire al sud di recuperare il gap di cui parlava anche lei prima. Però volevo soffermarmi con lei, nessuna domanda di una nostra telespettatrice, che si sofferma proprio sul piano vaccinale e scrive: i decreti e l'assistenza statale non bastano più, è necessario dare una spinta al piano vaccinale perché tutto possa ripartire e si possa tornare alla normalità. Sì, assolutamente. Il problema della Campania no, non è quello di procedere speditamente al piano vaccinale, lo stiamo facendo, tant'è che siamo, diciamo, in testa tra quelli che stanno vaccinando in base ai rifornimenti pervenuti. Il problema è che deve arrivare la materia prima. Su questo l'Europa marca diciamo, qualche problema, dobbiamo risolvere qualche problema perché noi ci dobbiamo rendere conto come area geografica ed economica e come area politica che dobbiamo avere le produzioni strategiche sui nostri territori. Non dobbiamo più dipendere dalla Cina o dagli Stati Uniti su quelle che sono produzioni strategiche e quelle della sanità, se capite che sono fondamentali, perché qua mi sembra chiaro a tutti che se non riusciamo a risolvere il problema sanitario saremo soccombenti sul piano economico e chi esce prima dalla pandemia è quello che si avvantaggerà di più. Ora, noi in questo momento dobbiamo pensare a sostenere le categorie che stanno in difficoltà, dobbiamo dare il passaporto vaccinale appena è pronto, ma dobbiamo anche sapere che dobbiamo essere pronti perché questa fase è una fase di cambiamenti velocissimi. Ci sono attività che muoiono e attività nuove. Io sto di stanza come consigliere regionale al centro direzionale, ma voi sapete che ci sono tanti uffici direzionali che hanno ridotto alcune attività del 70-80%. Le attività di smart working che prima già erano state introdotte adesso stanno diventando attività strutturali.
per cui con la pandemia vengono accelerate ed è un processo irreversibile. Questo che significa? Significa che se uno ha gli uffici, per esempio al centro direzionale, per le pulizie, per la manutenzione, per il bar sotto l'ufficio, per il ristorante, non ci sarà più l'attività precedente, muoiono dei lavori, dei lavoratori perderanno il posto di lavoro, nel frattempo stanno nascendo nuovi lavori, nuovi ceti, nuove situazioni. Dobbiamo lavorare sul recovery fund attraverso manovrando i fondi della formazione, investendo nei settori della transizione digitale, della transizione ambientale e farlo rapidamente. Il Mezzogiorno ha un'occasione per recuperare il gap se non viene penalizzato, dal senso del ragionamento che ho fatto prima. Su questo che significa? Significa che dobbiamo correre con i vaccini, dobbiamo correre con la protezione sanitaria dei cittadini, dobbiamo potenziare ancora di più il sistema sanitario, però dobbiamo già lavorare per quella che è la nuova economia, perché fra 2 anni, 3 anni il mondo sarà completamente diverso da quello che abbiamo conosciuto prima della pandemia. Cioè, esatto. Io credo che ci sarà un prima e un dopo, in mezzo la pandemia. E in mezzo c'è in realtà in mezzo c'è questa pandemia e c'è questa trasformazione che stiamo per... Esatto, spartiacque. Anche il fatto che il nostro governo in questo momento reca in sé diciamo forze politiche che erano all'opposizione è un fatto importante ed è un'occasione per il paese. Anche dopo ci sarà una competizione più fisiologica e meno delegittimata. La politica deve rendersi conto che deve dare risposte ai cittadini. Insomma, noi siamo oggi, esatto, siamo oggi protagonisti di questo cambiamento che sta avvenendo e poi naturalmente ci porterà, come diceva lei, a questo mutamento totale di cui conosceremo poi una nuova storia. Intanto grazie a Francesco Picarone, presidente della Commissione di Bilancio della Regione Campania, per essere stato con noi, della sua disponibilità. Le auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie davvero. Buon lavoro a voi. Io grazie. Vi lascio perché sono alle... Grazie. Noi vorrei però, prima di soffermarmi con Busetti, invitare ad entrare Alessandro Amitrano, parlamentare del Movimento 5 Stelle e segretario dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. Salve onorevole, ben trovato, buongiorno. Buongiorno. Dunque, l'aspetto economico con lei discuteremo tra pochissimo. Intanto c'è una domanda che vorrei porre al presidente Busetti. Direttore, sappiamo che il comparto della ristorazione innanzitutto, ma soprattutto quello del turismo, è davvero e seriamente in ginocchio. C'è Rita che le scrive: direttore Busetti, il passaporto vaccinale potrebbe essere il giusto veicolo per rilanciare il turismo?